Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi siamo insieme perché dobbiamo accontentare Simona. Simona è un'amica iscritta, la quale mi ha chiesto aiuto per preparare un dessert a base di ricotta e miele. Io oggi vi proporrò, diciamo, due idee per due preparazioni diverse con la ricotta ed entrambe saranno senza cottura. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Allora, andiamo a preparare due dessert, entrambi semplici e veloci, e entrambi avranno come base la ricotta. Questi sono due ciotoline dove all'interno di ognuna ci sono delle ricottine, una ricottina da 250 grammi. Io sto usando della ricottina di mucca perché la trovo molto più leggera, però la scelta della ricotta, questa diciamo, la lascio a voi perché è del tutto personale. Allora, per aromatizzare e creare questi due dessert noi abbiamo bisogno di un pochino di succo di lamponi. Allora, io come ho fatto per ottenere questo succo? Ho preso dei lamponi freschi, li ho passati con il mixer, come si fa, come abbiamo fatto altre mille volte anche con le fragole, va bene? Poi li ho passati con un setaccino sottilissimo con la trama fina fina e praticamente quello che ne è risultato fuori, eccolo qui. È il succo, un succo, diciamo anche un pochino denso di lamponi. Andremo ad utilizzare un pochino di cannella, andremo a utilizzare della granella di mandorle e infine utilizzeremo il miele. Logicamente, ingredienti, non tutti questi ingredienti nello stesso piatto. Allora, iniziamo la lavorazione della prima ricottina. Dobbiamo scioglierla molto molto bene. Facciamo delle chenelle con questa ricottina con miele e granella di mandorle. Allora, la ricotta dovrà essere assolutamente naturale. Adesso passiamo alla lavorazione della quenelle. Io vi farò vedere come si fa e lo faccio molto lentamente. Allora, prima di tutto, vedete qui un bicchiere dove all'interno c'è dell'acqua calda e dove ho messo in immersione due cucchiai. Con questi cucchiai, che a questo punto sono caldi, con la mia mano destra vado a prendere un bel cucchiaio colmo in questo modo e con quest'altro che ho nella mano sinistra vado a fare questo lavoro, a lavorare la ricotta in questo modo, guardate. E dove io lo faccio pianissimo, adesso lentamente per farvi vedere. Noi gli diamo la forma di mandorla, più lo facciamo, vedete, più la ricotta si alliscia, diventa proprio liscia e setosa, così. Vedete? A questo punto la mettiamo, la giro ancora e la mettiamo così. Io la metto al centro perché gli darò una forma, diciamo, di fiore. Vado a ripetere la stessa operazione. L'essenziale è che il cucchiaio sia colmo, perché poi dopo un po' di ricotta si perde mentre si lavora con i due cucchiai. Quando la andiamo a mettere nel piatto, così la versiamo. Avete visto? Faccio questo lavoro qui con il cucchiaio, così, e la lascio scendere. Avete visto com'è semplice? A questo punto, semplicemente io metto un pochino di granella di nocciole perché la consistenza croccante su una consistenza, diciamo, molto cremosa come quella della ricotta, trovo che sia proprio un connubio perfetto. E poi andiamo a colarlo proprio su ogni singola quenelle, così lo lucidiamo e poi quello che resta sul cucchiaio in questo modo
lo andiamo leggermente a colare sul piatto a mo' di decorazione. Avete visto com'è semplice? È realmente molto molto semplice. Fate un pochino di prove con i cucchiai, ma poi veramente diventa uno scherzo da ragazzi. Passiamo al secondo dessert. Abbiamo l'altra ricotta. Eccola qui, potremmo usare anche l'altra, ma tanto voglio dire la stessa cosa. Io la vado a sciogliere immediatamente così e vado a versarci un pochino del mio succo di lamponi, un po' lo lascio perché mi servirà per la decorazione finale del piatto. Vado a mettere un pizzico di cannella. Se volete la cannella sta molto bene anche lì, anche con nelle quenelle con il miele. E vado a lavorare il tutto, vedrete che cambia colore. Ci siamo, io mi sto aiutando con la spatola perché con questa spatola riesco ad amalgamare meglio tutti gli ingredienti. Allora, a questo punto, sac à poche, questa lavorazione veramente semplicissima, gioco da ragazzi, andiamo a mettere la ricotta all'interno del sacco. Togliamo questo, prendiamo un altro piatto e ora andiamo a fare esattamente tre roselline sul piatto, 3, 4, questo decidiamolo noi. Ecco, io mi fermo a 3, poi guardate, le giro così. Con la nostra tazzina di lamponi andiamo a colare una bella goccia, sufficientemente grande. Poggiamo il cucchiaino così in piedi. E facciamo una virgola, niente di più. Poi andiamo a finire di decorare il piatto semplicemente con la cannella. Questa cannella non mettetela sulle roselline perché nella ricotta ce n'è già molta, quindi ci serve, diciamo, a questo punto la cannella soltanto per la decorazione. Ecco qui, i nostri due dessert freddi. E semplicissimi, sono pronti. A questo punto a voi la scelta. Io vi do appuntamento alla prossima videoricetta. Vi invito come sempre ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video e condividere le mie videoricette sui vostri social. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.